Buonasera. Grazie di essere venuti. Permettetemi di ringraziare Don Paolo, questo straordinario prete, che un giorno in cui io mi trovavo a casa di Ilario Fioravanti, che abita proprio qui, venne a trovarmi, venne a parlarmi e disse che, più o meno così, disse che pensava che fosse tempo anche per i preti, per le parrocchie, parlare di felicità, perché diceva che in fondo ha dominato forse recentemente un filone in cui anche nel raccontare le vicende del cristianesimo, le vicende di un grande personaggio qual è Cristo, insomma, si è soprattutto sottolineati alcuni capitoli che sono straordinari, la passione, per esempio, ma diceva che forse era tempo di parlare di felicità e mi chiese se io ero disposto a parlarlo. E la cosa mi colpì molto, gli dissi di sì, anche perché in fondo, anche nei capitoli della mia esistenza, della mia professione, mi sono soprattutto occupato di dolore. E quindi ho detto forse si è sbagliato, ho invitato la persona sbagliata, perché forse di solito mi chiamano per i grandi problemi, per tutto ciò che genera difficoltà. Ma insomma ho scoperto che anch'io ho proprio voglia di parlare di felicità. Insomma, da quell'incontro sono nati poi tanti discorsi, un legame, un'amicizia ed eccomi qua. Devo dirvi, devo anche fare un ringraziamento, devo dire molto sentito, perché sono entrato in questa regione questa sera e ho avuto veramente il piacere, per me un onore, di essere accolto dal prefetto di questa regione, di questa provincia di Cesena, di Forlì, e devo dire che è stato un ingresso straordinario, perché ho potuto vedere palazzo storico di grande interesse, che è appunto la prefettura di Forlì, ma soprattutto ho potuto conoscere un uomo che è molto attento ai problemi di questi luoghi e che mi ha coinvolto ancora di più, tanto da, insomma, almeno questa sera sentirmi anch'io un cittadino di questo luogo e parte quindi di questa realtà in cui voi vivete. L'ultima cosa, e poi comincio l'omelia, l'ultima cosa è che questa sera, oltre alle mie parole, ci saranno altre voci. E soprattutto è una voce che è quella di Don Paolo, che si prende la briga di far intervenire in questo incontro Luca, l'Evangelista Luca, insomma una presenza di cui dovreste essere felici. L'altro è che con noi questa sera c'è un grande musicologo, il professore Achille Galassi, che è il direttore del Conservatorio di Ferrara, che in realtà penserà ogni tanto ad inserire dei brani musicali molto brevi, ma che io gli ho richiesto. E gli ho chiesto anche dei pezzi difficili, ma per lui ovviamente non c'era niente di difficile, per cui insomma quello che si tratta anche qui di una omelia a più voci, di cui appunto spero
che voi potete gradire, e spero soprattutto che non diventi triste, noiosa, insomma, perché stasera sarebbe niente, potrebbe essere di peggio che parlare di felicità annoiando tutti, quindi ogni tanto vi prego, fate un sorriso, insomma, sostenetevi, perché ci terrei proprio a non creare il paradosso. Allora, il Don Paolo ha fatto tutto lui e nel titolo ha posto una domanda. Quale felicità per l'uomo postmoderno? Quindi ci sono dei termini precisi, un interrogativo pregnante. Perché quale felicità vuol dire che ci sono più forme di felicità, altrimenti non avrebbe senso questo quale felicità. Devo dire che è una, come voi vedrete, è una puntualizzazione veramente azzeccata. E poi per l'uomo postmoderno, perché anche qui vuol dire che in quella domanda ritiene che non sempre l'uomo, cioè non c'è un uomo fuori dalla storia, l'uomo maiuscolo, ma ci sono gli uomini calati dentro una realtà, dentro un contesto, dentro una storia, persino dentro un luogo, dentro l'Emilia Romagna piuttosto che il Piemonte. E quindi è preciso, ma poi è l'uomo postmoderno. Postmoderno, che ormai questo termine è nato ormai da 20 anni e insomma finisce per avere un significato, tutti i significati, con quel post. È come dire dopo questo, perché si era già cominciato dopo la guerra, dopo quello che abbiamo chiamato la modernità rispetto al classicismo, insomma, dopo potremmo dire tutto quello che è accaduto nel campo della cultura in Italia, nel campo anche della gestione del potere nel nostro paese, insomma, questo postmoderno vuol dire noi. Cioè vuol dire quale felicità per un uomo che si trova a vivere nelle condizioni in cui noi viviamo. Ma queste precise, hic et nunc. E questo mi sembra che in questa domanda ci sia proprio la preoccupazione anche di un pastore. Ed è bello pensare ancora al prete come pastore, il quale si preoccupa non delle pecorelle che c'erano prima o di quelle del futuro, ma proprio di queste, insomma. E quindi ci fa calare dentro un concreto, insomma dentro l'uomo che io conosco e dentro l'uomo che io amo, perché io non sono né uno storico, non sono certo un teorico. Quando il mattino mi reco a cercare di parlare, di comunicare con i miei matti, termine che per me ha un significato molto affettivo, beh, vado a parlare con un uomo, poi un altro uomo, e già un uomo è una realtà grandissima, ma è attuale perché lo vedo, perché lo sento, perché entro con lui in comunicazione. Quindi non faremo certamente della teoria, perché non lo so, non la so fare, della storia, ma a me piace l'uomo del presente, questo uomo, e credo che anche i preti, casomai, sono interessati all'uomo storico. Io voglio subito rispondere in maniera che potrà sembrarvi, insomma, un po' complicata, voglio dar subito la risposta a questa domanda e poi cercherò di spiegare perché. Allora, caro Don Paolo, alla domanda, quale felicità per l'uomo postmoderno,
Andreoli risponde che la felicità per l'uomo postmoderno è e non può essere che la gioia. Avrete certamente riconosciuto, preso dalla Nona Sinfonia di Beethoven, ed è la interpretazione musicale straordinaria dell'Inno alla Gioia di Schiller. E è un inno straordinario, non so perché sentite dentro che questa musica tirava su, ma sono straordinarie anche le parole. Schiller è stato fortemente musicato non solo da Beethoven, ma in questo passo dice: cercate nell'Inno alla Gioia, cercate, cercate nel cielo, perché da qualche parte ci deve essere Dio. Ed è quindi questo invito alla gioia che in fondo si fonda nel guardare in alto, nel guardare in cielo. Ed è commovente questo passo perché, vedete, storicamente ormai ha assunto quasi una funzione storica. Per esempio, io ricordo
la caduta del muro di Berlino, quella notte, questa prima notte in cui era caduto, questa separazione tra un popolo che aveva una storia comune. Ebbene, ci suonarono, presentarono la nona sinfonia di Beethoven e si sentiva al di là e a di qua del muro. C'era questa gente unita invitandola a gioire. È ormai diventato proprio un topos per tutti quei periodi della storia che sono miserevoli. E questa sera non cadono muri, ma forse qualche muro dovrebbe pure cadere. E comunque anch'io credo che dobbiamo guardare in alto, cercando, forse si può guardare in alto soprattutto se non si è ancora trovato, perché questa società non mi piace. Questa società è in mano agli imbecilli ed è tempo che invece le persone che non sono nessuno, quelli che non hanno nomi importanti, quelli che sono nascosti, che magari si trovano nelle periferie, nelle province e non nelle grandi metropoli. È tempo che si possano ascoltare queste persone che magari non si vedono, queste persone che pur non avendo nome, ma sono degli uomini e sono delle donne e non degli imbecilli. Naturalmente io non uso questa parola in maniera popolare, la mia è una diagnosi psichiatrica. Non mi sarei mai permesso di offendere, che io, se il mio compito è quello di comprendere, e la diagnosi fa parte delle comprensioni, e certamente qui non ci sono tante distinzioni, alto, basso, sinistra, destra, gli imbecilli sono imbecilli. Allora, io, e non è perché, sapete, sono invitato da un prete, c'è bisogno di guardare il cielo. Io sono convinto e penso sempre, studiando la storia dell'antropologia, voi sapete che c'è un momento particolare nella cosiddetta ominazione, questo percorso attraverso cui diventiamo uomini, in cui c'è la stazione eretta. Termine che bisognerebbe cambiare adesso, dal momento che a questa precisa posizione hanno dato un significato così anche politico, insomma, essere eretti. Ma antropologicamente vuol dire stare su due piedi, su due gambe. Io sono sempre stato convinto che questo, il grande significato di questa posizione è di poter guardare subito in cielo. Pensate i nostri cugini, gli scimpanzé, le scimmie antropoidi, insomma sono, appoggiano e quindi guardano solo la terra. E invece bisogna poter guardare in cielo. Del resto c'era un grande filosofo cristiano, Agostino, il quale appunto parlava della città della terra e della città del cielo e mostrava come
Fosse difficile capire l'una senza l'altra. Pensate, però, era anche difficile capire la città del cielo senza guardare alla terra, perché lassù, da qualche parte, come dice Schiller, c'è uno che qualche cosa con l'uomo avrà pure a che fare. E quindi è bellissima questa duplicità. E noi non possiamo fermarci a guardare solo la città della terra, perché in questo momento ci farebbe piangere, mentre noi stasera vogliamo vivere un momento di gioia. E allora, qual è la differenza tra felicità e gioia? La felicità è qualcosa di acuto che risponde ad uno stimolo. Cioè, avendo avuto una buona notizia, io sono felice. La mia felicità si lega a quella notizia e dopo un po' la notizia non è più così una novità, appunto tale che la mia felicità diminuisce. Così è per una serie di eventi. Oggi il possedere un oggetto che prima mancava può dare della felicità, ma dopo che quell'oggetto ha perso il proprio significato, perché si è consumato il suo senso, quell'oggetto non solo non ci dà felicità, ma l'abbiamo dimenticato e quindi viene gettato. Insomma, la felicità è qualche cosa di personale che riguarda quindi ciascuno di noi ed è una risposta certamente gratificante che segue ad uno stimolo, che per quella persona è appunto considerato positivo. Allora, la felicità è una specie, se è qualcosa che si consuma, qualcosa di molto temporaneo. Certo, ci possono essere momenti di felicità e certo uno può averne più, ne cessa uno, poi ne ha un altro. E quindi ci può essere questa specie di grafico a punte. Però risente esclusivamente di come ciascuno di noi è fatto. Tanto è vero che quella cosa, quell'evento che dà felicità a lui, non la dà a me o non la dà a quello ad un altro. Insomma, avere il 27° paio di scarpe così che dà quel 27° paio una soddisfazione, una felicità all'adolescente, perché ha già dimenticato il 26° comperato 10 giorni fa, quello stesso paio di scarpe non dà felicità a me o non dà felicità ad un altro adolescente. Quindi si lega proprio alla storia, alle caratteristiche di quel singolo soggetto. La gioia è tutta un'altra cosa. La gioia di cui parlava Schiller è uno stato, è un continuo, è qualche cosa che fa parte della condizione umana, in cui entra certamente anche quella persona che prova gioia, ma tiene conto dell'altro. Come si fa a essere felici? Quell'aspetto acuto, se vicino a te c'è una persona che soffre. Vicino a te vuol dire nella tua famiglia, vuol dire nel luogo in cui vivi, vuol dire nel gruppo di cui fai parte. Com'è possibile essere felice se senti vicino a te che qualcuno non lo è, ma è anzi infelice perché ha ricevuto una cattiva notizia?
magari è quel giovane che ha saputo che gli è morto il padre. Quando io ho provato questo sentimento, io conoscevo la distruzione, mi sembrava di non riuscire più a vivere, a sopravvivere a quello straordinario uomo che fino a quel momento mi era stato vicino ed era il punto di riferimento. Come fa quello vicino a me ad essere felice, magari perché è passato da vice capo ufficio finalmente a uomo a capo ufficio di concetto, quando io soffro? La gioia è qualcosa che ha a che fare con i legami, riguarda me, ma riguarda anche tutti quelli che sono legati a me. E allora è bellissima quella frase che si usava un tempo, quando si diceva: ho pianto di gioia. Come si fa a piangere di gioia? Si potrebbe, potreste dire: sono felice, ma le lacrime cadono. No, si può dire però che la gioia è uno status, è una condizione che si lega alla mia situazione umana, che è quella di essere legati agli altri. Allora io lo so che qui voi avete privilegiato il termine felicità, ma almeno per quanto riguarda il tema che Don Paolo mi ha dato, è quale felicità? Quale? Ebbene, è la gioia, perché la gioia la sentite, la gioia la trasferite, la gioia è qualcosa di comune, la felicità è un fatto egoistico. In questo paese c'è gente felice e dovrebbe piangere, lamentarsi, gridare, chiamare aiuto. Allora la gioia invece è qualcosa che deriva dal tuo legame con l'altro. E certo, è gioia, non vuol dire che è qualcosa di benibile, ma vuol dire che si è insieme. E allora, vedete, la gioia non è qualche cosa di egoistico, egoistico nel senso proprio che riguarda l'ego, riguarda me, ma è appunto qualche cosa che dipende anche dall'altro. Allora, la gioia di dare quello che si ha, invece della felicità di avere ciò che non si ha. Adesso vi direte: ma questo qua porta via il lavoro a Don Paolo. Io amo molto i preti, ma non sono credente. Sono uno come di cui parla Schiller. Sto cercando. E devo dire che è così bello cercare che c'è il rischio, dico una cosa, lei poi mi confessa, insomma, che tutto sommato è meglio non trovarlo, perché una volta che l'hai trovato ti dice 10 comandamenti, 5, tutte quelle robe che vi racconterà lui, e che sono una serie di regole che almeno finché non l'hai trovato. Ma sapeste, adesso, ma per esempio io voglio raccontarvi, e se non l'avete provato dovete cercare di provare questa gioia, la gioia che si ha nel perdonare. Ma se la gente sapesse la bellezza, la straordinarietà del perdono, ma
lo farebbe non perché va in paradiso, ma perché è bello. La possibilità di dire a tuo figlio, a tua figlia, non condivido quello che tu hai fatto, ma io ti voglio bene. E quindi sono con te e sono sempre tuo padre. Ecco la gioia. La gioia in un momento in cui tu disapprovi quello che è stato fatto. Ma è proprio in questo senso della verifica della fragilità dell'altro che tu, avendo la percezione di dare qualcosa, senti che ti sei legato. E quella parte di dolore che lui aveva, forse di rimorso, di senso di colpa, lo ha alleviato. Perché tu hai voluto condividerlo. La gioia è condivisione. E la gioia non è fare gazzarra, fatela, ma la gioia è un'altra cosa, la gioia è straordinariamente umana, la felicità lo è di meno. Se voi, ce l'hanno anche le altre specie di venti di cui io ho grande ammirazione, cioè di solito mi piace discutere poi se il percorso dell'evoluzione è proprio quello che ha stabilito l'uomo. Io che d'estate vivo sempre su una baia dell'oceano dove non c'è nessuno, vedo ci sono molti aironi, e un giorno l'ho chiesto ad un airone, e dico: ma tu della percezione che abbiamo sulla evoluzione, secondo cui tu sei un poveretto, sei d'accordo? Mi ha detto che non lo è. Innanzitutto mi ha detto: ma l'uomo è obeso, e oggi essere obeso è peggio che... anzi, comincia già quando c'è il sovrappeso. Poi non sai volare. Io ci ho provato. Io poi non so neanche nuotare, figuratevi rispetto ad un airone, che figura faccio, insomma. Questo sa camminare, sa nuotare, sa volare, quindi non solo guarda il cielo ma ci va. Insomma, solo l'uomo è d'accordo che è l'espressione massima del mondo zoologico. Ciò che è veramente umana è la gioia. La gioia poi raccontata da Beethoven, adesso io vergogno a parlare rispetto a questi che sanno tutto di Beethoven. Pensate, Beethoven non ha mai ascoltato quel pezzo che noi abbiamo sentito oggi, ma non ha mai sentito tutta la nona. Era completamente sordo e in questa fase, nell'ultima, non usava nemmeno più quello stetoscopio che attaccava, andava nei teatri per sentire e lo poneva sul muro per percepire almeno le vibrazioni. Se uno non vive la gioia non riesce a fare questa espressione, questa capacità, quelle voci che proprio elevano. Insomma, io vorrei che voi domani, a partire da questa sera, provaste la gioia. E allora non è più la domanda: sei felice o sei infelice? Domanda che si fanno nei salotti. Ah, voi sapete che oggi si fa anche un'altra domanda, dice, si chiede all'uomo: ma quanto c'è di femminilità in te? Perché non si può più essere totalmente uomini e totalmente donne. Bisogna avere, insomma, una certa percentuale, insomma. Cioè, sembra che l'ideale sia il 50-50. Io sono disposto a dare ancora poco, ma io sono vecchio, ma insomma questo non è niente. Allora, la domanda non è se sei felice o no, la domanda è: ma vivi la gioia, che vuol dire, per esempio, vivi il legame
con i tuoi, con la tua famiglia, con la tua compagna, moglie, con i tuoi figli. C'è qualcosa di comune e si dovrebbe estendere e dire: ma la vivi in mezzo al gruppo a cui far parte, e forse ampliarlo un po' di più, perché c'è l'amore, ma poi ci sono gli amici, poi ci sono i nessuno, verso i quali c'è almeno la solidarietà. Allora ecco quali sono gli ingredienti della gioia. La gioia è legata alla condizione umana che è essenzialmente partecipazione, condivisione con gli altri. E su questo spero che voi vi convinciate, ma devo tentare di aggiungere un altro passo. C'è una differenza enorme tra fragilità e debolezza. Stasera, insomma, rifate un po' il vocabolario. Ciò che domina oggi è il potere. E il potere è, cioè, quanto vali. E questa parola valere è giusta, perché il potere ha trovato una corrispondenza straordinaria con il denaro. Il denaro è il simbolo del potere. I tempi in cui esisteva più che un potere, esisteva una considerazione della cultura, dell'uomo colto, persino del prete. Oggi sono soli, e voi non dimenticateveli, perché sono soli. Poi si danno da fare, poi avranno il Padre Eterno, i santi, speriamo che non abbiano tutti gli angeli, gli arcangeli, le potestà, le dominazioni, perché mi sembra una roba eccessiva, ma io non sono ancora mai stato, insomma, non so. Ma insomma sono soli, hanno bisogno dell'uomo, hanno bisogno di noi, di voi, cioè hanno bisogno di essere parte di una comunità, perché la solitudine sì, è infelicità, la solitudine è sì un disturbo esistenziale, ma che non è qualcosa dentro di te, che riguarda l'insieme che ti ha abbandonato. C'è gente che non è visibile, che cammina per la piazza qui ma non lo vede nessuno, come fosse trasparente, perché non conta niente. Allora il potere, il denaro, i simboli del denaro, ecco, il potere è qualche cosa che va coniugato, proprio il potere come verbo. Io posso. E quindi, siccome posso, faccio. Che cosa? Non importa. Faccio quello che posso. E se il potere è grande, posso tutto. E quindi faccio tutto io. Ma io. Ecco, allora, questo è il potere, la fragilità. Il potere naturalmente ha come contrapposizione la debolezza. La debolezza è l'antinomia del potere. È quello che non ha, è quello che non ha denaro, è quello che non si può contare. E allora invece la fragilità. La fragilità ancora una volta è legata alla condizione umana, cioè al fatto che l'uomo avverte non il potere, ma i limiti esistenziali. E che sono? Che sono le tante risposte mancate alle questioni che facciamo. La morte è un grande problema. La morte è un limite. È un limite anche per i credenti, i quali giustamente si attaccano alle cure. Forse qualche eremita diceva: Padre Eterno, ho voglia di venire da te. Oggi dice: sì, ma aspettiamo un po'. La morte, ma anche la nascita, il passaggio dal non esserci all'esistere.
solo forse i potenti sanno rispondere, perché sono talmente ignoranti che non capiscono nemmeno la questione. Il potere è la grande malattia sociale e io faccio parte della fragilità. Vedete, io ogni tanto incontro delle persone che ho incontrato, con cui ho condiviso dei momenti difficili che hanno passato. E magari sono così generosi che dicono che sono stato utile. Se questo è vero, lo devo alla mia fragilità, alle mie paure, al fatto che qualche mattina mi alzo e ho l'impressione di aver sbagliato tutto, alla sensazione che avrei dovuto fare di più. E adesso è una sensazione forte perché c'è, perché faccio parte di quella, faccio parte della vecchiaia. Ne sono contento, ma insomma, anche perché so che l'unica, che la terza età è l'unica maniera che bisogna, è necessaria per diventare vecchi, insomma, quindi non posso lamentarmi, né sono tra i giovanilisti, che sono quelli che si mettono, sono quei vecchi che si mettono i blue jeans, che li vedete correre, poveretti, morti, perché devono fare 7 miglia, e arrivano che sono sfatti, e poi si mettono così distrutti i blue jeans, e poi indossano in un certo punto che non posso precisare la cosiddetta conchiglia per far vedere che c'è roba, e sono morti. Ma sono sicuro che se ho aiutato qualcuno è perché forse proiettavo in loro qualcosa che sarebbe potuto capitare a me. La fragilità. Ma qual è la differenza? Il potere strumentalizza tutti, li domina. Il fragile ha bisogno dell'altro. E la grandezza è che la mia fragilità può aiutare la fragilità di lei, di lui, e io fragile divento forza per lui e lui per me. E ora, una volta, adesso non so più se tra i ragazzi, tra una ragazza, si dicono queste cose. Una volta si diceva: ma cosa farei io senza di te? E quell'altra dice: ma io non potrei vivere. Si dice ancora, però non credo, o si dice ancora, meno male, ma pensa, ecco. Allora, quelle due fragilità diventano una storia, diventano un legame. E dopo un po' si è contenti di essere fragili, perché così si è veramente umani. La fragilità quindi è una condizione esistenziale e si fonda sul fatto che non possiamo potere tutto. Si fonda sul fatto che non capiamo tutto. Si fonda sul fatto che nella terra, nella città della terra, sentiamo dei limiti e arriviamo persino ad alzare gli occhi e guardare in cielo. Ecco la città della terra. Don Paolo adesso ci leggerà un passo che credo sia sicuramente dell'Evangelista Luca. In quel tempo Gesù esultò di gioia e disse: io vi dico, non preoccupatevi per la vostra vita,
di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai. Eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo, non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, uomini di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo? Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Passo straordinario, e per questo appartiene a tutti, ai credenti, ai non credenti, agli atei, ma quelli dicono che sono tutte storie. Ecco, Cristo esultò di gioia. Pensate se in questo passo si dicesse di felicità. Ma la gioia ti ritorna ancora. E ci sono due elementi che mi sembrano straordinari. Il primo è che qui il messaggio è questo: abbiate fede. Fede, che sembra oggi un termine enorme, ha la stessa radice di fiducia. E vuol dire abbiate fiducia anche tra di voi. Ad un figlio, la fiducia nel padre, il padre, la fiducia nel figlio, la fiducia reciproca nell'ambito di una coppia. Senza la fede non c'è legame, c'è contratto, ma non c'è sentimento. E voi sapete che i sentimenti sono dei legami che si stabiliscono, che una persona stabilisce con l'altro o con gli altri. L'amore è l'esempio forse più straordinario. È un legame che in alcuni momenti appare così straordinario che non si esiste se non c'è l'altro. Quindi è questo la fede, la fiducia. Che cosa vuol dire? La fiducia si coniuga necessariamente con un'altra parola, bisognerebbe ricostruire proprio, è quello che io cerco di fare questa sera con queste parole, un piccolo vocabolarietto della gioia. Si coniuga con la speranza, la fede si coniuga con la speranza. La speranza, vedete, non va intesa come avviene abitualmente, dice vabbè, spero che tra 2 anni. È che la speranza nel futuro ha un effetto nell'immediato, perché se tu intravedi quella possibilità oggi cambi. Il grande dramma è la mancanza di un futuro, del pensare il futuro, perché questo fa perdere la speranza. Allora, quando noi consideriamo il mondo adolescenziale, per esempio, che noi diciamo è iperconcreto, perché si lega proprio ad adesso.
Quando il padre gli dice: sì caro, ti compro il motorino fra 2 anni, dice: ma papà, mi serve stasera, perché se io non ce l'ho non posso andare dove ci sono i miei compagni e io resto solo. Oh, dramma. Ecco, è la visione concreta dell'adolescente rispetto magari a quella del padre, che vede le cose un po' più lontane. E allora senza la speranza, com'è possibile poter vivere il futuro, poter fare piani, poter progettare, poter capire quella cosa che dice: ecco, ma perché vi preoccupate tanto? Perché non pensate che nel cielo, da qualche parte, c'è forse, c'è Dio? E questa comunque è una grande speranza. Allora la gioia è anche questo. La gioia è la percezione che un momento in cui si avverte la tristezza, si avverte quella, anche qui, quella, quel sentimento straordinario che definisce bene il vocabolario, costruitelo, che definisce bene Agostino, la parola inquietudine, che non esiste più. Inquieto è il mio cuore finché non si avvicina, non riposerà in te. Ecco, l'inquietudine, anche l'inquietudine non è un sentimento negativo, è un sentimento che ti tiene in attesa, che ti vede, che ti preoccupi di te e degli altri. Ecco, quindi, che si comincia a tessere proprio un modo di vivere che è con gli altri, che è fatto di presente, ma che è fatto anche di futuro, della speranza del futuro. E allora perché questo brano di Luca è straordinario? Perché parla della speranza. Cioè dice: ma perché ti preoccupi? Ci sono io. E mi pare che c'è quell'altro passo straordinario, quello della pesca, quando credo che fosse il lago di Tiberiade, se sbaglio, Cristo è salito con gli apostoli sulla barca e ad un certo punto c'è un temporale e quindi tutto traballa e Cristo dorme. E questi dice: bisogna svegliarlo perché qui finiamo sotto, insomma. E qui si sveglia e dice: ma perché vi preoccupate? È bellissimo anche in quel passo, perché vuol dire che nemmeno la morte, nemmeno la fine, perché c'è la speranza. Naturalmente questa è la grande fede, ma che bello, non avete idea della grandezza, della straordinarietà della fede anche all'interno della comunità umana. Perché tu sai che c'è tuo padre e quel padre sa che ci sono quei figlioli di cui ha bisogno esattamente come loro hanno bisogno del padre. Insomma, la fiducia tra gli uomini. Mentre oggi domina la cultura del nemico. Chiunque voi incontriate è, fino a prova contraria, un nemico, uno che vi fa fare il male. E infatti c'è chi si occupa di prossemica, che è una scienza che studia la distanza che un individuo mette con un altro, stabilisce con un altro, per esempio, che incontra per strada. Certo, la prossemica, la distanza diventa zero nell'amore, perché ci si abbraccia. Ed è bellissimo l'abbraccio. Ecco perché, Don Paolo, bisogna dire che si abbraccino.
a questi ragazzi. E l'abbracciare ed unirsi, l'unirsi è anche Eros. Cito Giovanni Paolo II, no, Benedetto XVI, come dire. No, è anche Eros, dopo diventa anche Agape, ma è importante penetrarsi, questo lui non ve lo può dire, ma voletevi bene, palpatevi, perché ormai toccate solo i telefonini. Allora nell'amore certo la prossemica è zero, ma quando incontrate una persona che non avete mai visto, lui si ferma, vi fate un passetto indietro. Se poi ha il colore della pelle che non vi piace, cambiate strada. Ma insomma, questo non... questo è addirittura considerato norma, legiferato, perché per legge noi dobbiamo scappare da chiunque abbia un colore non gradevole. Ah, vi dicevo, sa Don Paolo, ma questa è una parentesi, scusate, è un... cioè pensavo che bisogna stare attenti, speriamo che non decidano di correggere anche la Bibbia, perché vuole che le dica chi metterebbero al posto di Salomone? Non glielo dico. Adesso io appunto chiedo al musicologo, il professor Galassi, di far sentire un pezzo che secondo me è di gioia, poi lei mi correggerà se non... E poi vi dirò di che cos'è, insomma, diremo che cos'è. Ma comunque questo è un pezzo di musica sacra. E naturalmente vi dico che appartiene, perché appartiene a Wolfgang Amadeus Mozart, che è considerato abitualmente un compositore non profondo, che ci si è fatta una strana concezione di questo compositore, mentre secondo me è una persona che aveva un grande senso della sacralità e un grande senso della musica sacra, però percepiva il mondo del sacro come un mondo che dà gioia. Del resto, se gli uomini danno tanto dolore, ma almeno a ciò che appartiene al sacro, facciamo in modo che diano gioia. Sentite la straordinarietà di questo pezzo.
Regina Celi che ha composto Mozart, credo che avesse 17 anni, e il KV-108, credo. E pensate, quindi la interpretazione della figura chiave nell'ambito del cristianesimo, che è la Madonna, e che lui interpreta anche nelle altre due Regina Celi, che vi invito, chi ama la musica, a sentirle quando avrà occasione. Questo è solo naturalmente è l'inizio, perché è in tre o quattro movimenti, ha quattro movimenti di cui noi abbiamo sentito solo il primo. Ma è curioso perché quando ha composto questo, lui era già stato più volte in Italia, come sappiamo, e uno dei posti, dei luoghi in cui era stato in modo particolarmente volentieri era Napoli, perché Napoli allora era un centro della musica. Leggevo che in quel periodo c'erano quattro conservatori a Napoli, quindi era, e c'era un movimento che era chiamata la napoletana, o la, proprio per indicare che un ritmo che era proprio legato a quelle che erano le tradizioni musicali. Ebbene, lui ha riportato nella musica sacra, facendo, secondo me, una liaison, un legame straordinario, per far sì di rendere un tema religioso di grandissima gioia. E qui siete proprio trascinati. Io vi garantisco che se voi lo sentirete tutto il pezzo, non meravigliatevi se tenderete a muovere il vostro corpo, non dico a passo di danza, ma insomma non ci sarebbe niente di male, insomma, ma è proprio qualcosa che vi trascina. E quindi anche qui una considerazione gioiosa. Ma voglio raccontarvi un fatto. Voi sapete che la grande interpretazione, la composizione musicale è quella dello Stabat Mater, che viene musicato da tutti, insomma. C'è lo Stabat Mater di Pergoli, ma insomma tutti, la maggior parte. Ebbene, lui non l'ha non ha fatto mai un pezzo sullo Stabat Mater. Però cosa fa? Prende una versione di Haydn e appunto la arricchisce, mette dentro trombe, corni, e ne fa, da quello Stabat Mater, che voi sapete ricorda Jacopone da Todi, insomma, cioè la madre dolorosa ai piedi della croce, che poi è bellissimo, intendiamoci, ma riesce a farne una composizione gioiosa. Ecco, e quindi anche qui è in fondo quanto mi chiedeva Don Paolo, diceva, ma c'è bisogno di tirare fuori tutta la gioia che deve derivare anche dall'incontro e dalla unione tra i cristiani, ma anche con la presenza di Cristo. Allora, voi vedete che spero che a poco sul tema della gioia voi possiate costruire elementi. Una gioia che non è appunto l'apice, la felicità intesa proprio come qualcosa di eccezionale che scoppia, ma quella gioia che è dentro di voi, quella gioia che vi lega, non il bisogno di fare l'avventura, l'eccezionale, di fare la cosa mai fatta da nessuno. È il legame. Vedete, quando io sento che ci sono tanti miei colleghi che consumano i sentimenti come i ragazzi le scarpe, cioè cambiano compagno, compagna, moglie, si sa che cosa, vanno alle escort,
che dice ma è la marca di una macchina, no, è una puttana. Cioè, perché ormai, capisci, siccome per le escort non ci vanno più i militari, i poveretti, quelli che una volta, no, ma ci vanno, io parlo della Francia in questo momento, ci vanno in Francia i politici, è uno scandalo che mai accadrebbe in Italia, perché c'è la privacy. Ecco, allora cambiano tutto, mi fanno pena, perché non hanno mai stabilito un legame. Naturalmente penso anche ai miei colleghi psichiatri, che quando li incontro ai grandi convegni dove si deve mostrare il sapere, portano sempre una donna nuova e al mare, lo facciamo sempre al mare, i grandi congressi, perché il sole stimola la soluzione dei problemi, e allora hanno queste camicie aperte con i peletti oleosi, grigi, schifosi, perché insomma più o meno hanno anche loro la mia età, e poi dice, ah, oh, Vittorino, mi chiamo Vittorino, quindi non... Insomma, non mi chiamo John, come se avrei avuto più fortuna. Come sapete, con un nome come Vittorino, cosa volete che faccia? Ho fatto il massimo. Ah, Vittorino, come va? Benissimo, tutto, vedi? Ma dice, ma conosci Giulietta? No, perché l'anno scorso ne avevi un'altra, allora io devo dire, tu conosci Laura, che è mia moglie, poveretta da 42 anni, che è qui di Sara. Però questo intanto lo racconto, e siccome sono psichiatri, ci si occupa di patologia, di problemi, insomma, e allora tra loro dicono, sono sicuro, dice, Vittorino c'è sempre quella, ma è impotente. Cioè, io chiedo a Don Paolo di utilizzare questa magnifica assemblea per dire chiaramente che non è vero! Allora, i legami, non bruciate. Non bisogna bruciare i legami, buttare via, perché hanno una grande capacità di essere riscoperti, di avere significati nuovi. Un legame dà gioia, anche se all'interno ci sono dei momenti di baruffa. Allora, una baruffa non può dare la felicità, ma è compatibile con la gioia. Cioè è compatibile con quella situazione di continuità. E anzi io dico sempre, non preoccupatevi se a casa baruffate, insomma non tanto, ma l'importante è che alla fine della baruffa voi vi diciate che vi volete bene. Mentre ci sono casi in cui c'è tutto perfetto, perché lui pensa all'amante e lei pensa all'amante maschile. Quindi sono serenissimi. Chiedi come va, magnificamente. Non sono nemmeno insieme, se non fosse per qualche motivo di la gioia. La gioia è anche difficoltà. La gioia è la difficoltà di capire l'altro. La gioia è la possibilità di sentirsi uomini. E donne, e bambini, di avvertire i sentimenti, le delusioni, le emozioni. E poi vi dicevo, soprattutto, gioia è avere un comportamento per cui guardandovi in volto non provate un senso di repulsione per voi stessi.
E vi ripeto, ricordatevi che è bellissimo poter avvicinare tutti, poter manifestare i propri limiti, perché non si può fare tutto per tutti, ma però avere quel senso della fiducia, dell'accoglienza. Queste parole, forse dette da me, non hanno un grande carisma, ma mi pare, vero Don Paolo, che le leggerà, perché le ha dette un uomo, anch'egli uomo, era uno poveretto che girava, nato a Nazareth, e che vi girava per quei territori ancora martoriati della Giudea e della Samaria. Era Cristo di Nazareth. Ma a voi che ascoltate io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Dà a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori e i malvagi amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande, e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Io adesso voglio veramente terminare questo nostro incontro mettendo un'altra parola da vocabolarietto, ed è dolore. Io non voglio definire il dolore, perché meglio è stimolare, e non sarà difficile, il ricordo di un momento di dolore che avete provato, e quindi è la miglior definizione, l'esperienza del dolore. C'è un dolore evitabile che va combattuto, c'è tanto dolore inutile nella nostra società, ma nelle nostre famiglie, che società poi diventa una dimensione che tende a disperdersi. C'è molto dolore che viene fatto anche alle persone a cui si vuole bene. E questo sarebbe possibile evitarlo. C'è un dolore inevitabile. E quello è difficile da eliminare. Forse solo nel sogno, nelle utopie è possibile farlo. E vedete, certo ci sono gli antidolorifici, che sono dei farmaci straordinari, ma il primo antidolorifico è l'uomo che è vicino ad un altro uomo. È la persona che, essendoti vicino e vedendo che prova dolore, tu gli puoi dire che anche tu hai provato il dolore e che ti è passato, ma che lo capisci. Ecco la condivisione. Ora, voi tutti conoscete il dolore,
Il dolore è un'altra di quelle caratteristiche dell'umanesimo, che non è possibile dimenticare quando è inevitabile. E c'è solo bisogno di condividerlo. C'è solo bisogno di dire: ci sono anch'io. Chi sono io? Sono il... No. Sono uno che conosce il dolore e che sente il tuo dolore. Non avete idea dell'effetto che questo ha con la persona e nella persona che voi avvicinate. Ecco, credo che abbiamo risposto alla domanda che ha posto Don Paolo. Io, certo, non sono in grado, non ho l'autorità per dire che cosa voi dobbiate fare, però se mi fosse concesso dare, se avessi l'autorevolezza per darvi un consiglio, non cercate la felicità, cercate la gioia. E allora, se per rispondere se voi siete felici, solo voi potete dirlo, se in quel momento avete la sensazione, per la gioia. Se vi chiedono se hai la gioia, dovete rispondere, o se siete padri come me, chiedetelo ai miei figli, chiedetelo alle persone che vivono con me, perché la tua gioia è leggibile soprattutto in coloro che condividono con te l'esperienza esistenziale. Ma voglio terminare adesso con un brano musicale che, a mio modo di vedere, non so se il professore è d'accordo, è forse la più bella composizione, o tra le più belle composizioni sacre che mai siano state scritte, perché è qualche cosa che secondo me dà la sensazione fisica di che cos'è la gioia. E vorrei, è una cosa che dura un po', credo 7-8 minuti, è Let Incarnatus, ancora di Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart ha scritto una messa, ha composto 18 messe, ma una è straordinaria, si chiama anche la grande messa, è in C maggiore, e è stata scritta in un momento particolare della sua vita. Lui aveva lasciato Salisburgo, era andato a Vienna, entra nella famiglia Weber e, insomma, sposa Costanza Weber. E il padre non voleva che questo matrimonio avesse luogo, e lui aveva un grande legame con il padre. Però si sposa lo stesso, più tardi arriverà il benestare anche del padre, ma già dopo il matrimonio. E lui a un certo punto sente la colpa di questa specie di tradimento e dice, siccome sapeva, lui era vice maestro di cappella a Salisburgo, il padre, e allora sapeva che lui avrebbe voluto che il figlio si sistemasse come maestro di cappella, forse a Salisburgo o comunque anche a Vienna. E allora gli dice: papà, sto componendo una messa e spero di venire di portartela, e gli manda le prime partiture, e immagina che una parte della messa sarebbe stata poi cantata da Costanza. In questa messa, in questa posizione, in questa atmosfera, scrive Let Incarnatus. E secondo me è straordinario, perché in quella messa
non è il et resurrexit che ha, come viene generalmente fatto, vero, diventa il pezzo portante, no, è l'et incarnatus, cioè la grande forza per lui è in questo evento che deve portare gioia nell'uomo. In fondo, nella resurrexit, che gioia può trarre l'uomo? Avverte che in qualche modo è peccatore, avverte che quindi il Dio che è venuto sulla terra è stato crocifisso, ma è quando Dio viene giù per portare la gioia. Ecco, e compone questo brano dell'Et Incarnatus, che io vi consiglio di sentirlo anche a casa, no? Perché dà proprio gioia. Ma voi qui sentitelo perché proprio avvertirete che è come se vi alzaste. La gioia è qualcosa di indefinibile. Ecco, se io ho cercato di fare un vocabolarietto, ma poi come sintesi ricordatevi, se vi dirà: ma che cosa ha detto Andreoli sulla gioia? Che cos'è la gioia? Beh, alla fine ha detto che per capirlo bisogna ascoltare l'Et Incarnatus della messa in Do maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart.
auguro a tutti voi tantissima gioia, una gioia comune a tutti. Grazie.